All'epoca un gruppo come americano, come i Grand Funk Railroad, che magari è più giovane ora, non dice proprio nulla come nome, però lo so, ma purtroppo il tempo passa e a volte. Però in quel momento, fine anni 60, inizio anni 70, il consenso soprattutto in terra natia negli Stati Uniti, le folle oceaniche ai concerti dei Grand Funk erano un evento, erano qualcosa di cui parlare, anche perché i Grand Funk sono stati uno dei gruppi che suonava un volume altissimo, a volte la distorsione sonora fa parlare, si narra di orecchie sanguinanti ai loro concerti, talmente era alto il volume della loro amplificazione. Pensate, sono uno dei pochi, forse l'unico gruppo che è riuscito a dar fastidio ai Led Zeppelin. I Led Zeppelin all'inizio della loro carriera nessuno li voleva come gruppo spalla perché oscuravano la band principale, è accaduto a molti, ma si narra che a Detroit nel 69 i Grand Funk aprissero per i Led Zeppelin e il manager dei Led Zeppelin, Peter Grant, intervenne perché si rese conto che questo gruppo americano era troppo applaudito e sembrava che come che dovesse suonare meglio di quelli che venivano dopo, e vabbè, e quindi li fece scendere prima dal palco più o meno con la violenza. In ogni caso, noi adesso ci godiamo un brano dei Grand Funk Railroad, Aimless Lady. Parlare dei Mountain, una band americana, pensate, questo gruppo ha suonato anche al Festival di Woodstock, senza sfigurare accanto a The Who, a Jimi Hendrix Experience, poi attraverso la figura di Leslie West, leader, chitarrista, cantante, la montagna, appunto questa montagna, perché era una montagna anche fisicamente, questo suono rock hard blues con questa chitarra straripante di Leslie West, con il basso del già citato Felix Pappalardi, che è stato produttore dei Cream e che mi piace ricordare che aveva i nonni originari di Gravina in Puglia. Felix Pappalardi, che è una figura tragica, un musicista visionario, davvero rivoluzionario, ha influenzato tanto la musica di quel periodo. Aveva la moglie Gail Collins, che era anche autrice di alcuni dei testi del gruppo, che erano struggenti, romantici, pazzeschi. Ebbene, però, proprio la moglie, si dice per errore, ma pare che insomma, lo abbia ucciso a colpi di pistola. I Mountain io me li sono ritrovati a sorpresa come gruppo di supporto ai Deep Purple. La prima volta che li vedevo, no, goduto due volte, mi sono commosso due volte a vedere i Mountain, che noi ascolteremo Never in My Life.
potremmo stare per ore intere a parlare della scena dei primi anni 70, perché è stato veramente un punto di svolta. Per molti la storia del rock duro è iniziata dopo, negli anni 80 o alla fine degli anni 70, ma ciò che accadeva nei primi anni 70 è un qualcosa tutto da riscoprire. E infatti non c'erano solo le band relativamente famose che abbiamo ascoltato, oddio, molte di queste lo erano all'epoca e non lo sono rimaste nel tempo, però chi segue questa musica sa per esempio che gli Humble Pie erano un nome con cui fare i conti all'inizio degli anni 70. E gli Humble Pie hanno fatto, in mezzo a loro c'erano personaggi come Peter Frampton, che poi hanno avuto carriere soliste molto, molto valide, ma la figura del cantante Steve Marriott, che veniva dagli Small Faces e che, pensate, è una delle voci blues bianche più apprezzate nel mondo, e pare che Jimmy Page, prima di scoprire Robert Plant, volesse lui come vocalist dei Led Zeppelin, e sarebbe stata un'altra storia. Però gli Humble Pie scrivevano belle pagine di hard rock, blues di quel periodo, e noi ascoltiamo un bellissimo brano incisivo, For the Creep. Peter Frampton, Steve Marriott, gli Humble Pie, prima ancora dei Wishbone Ash, un gruppo importante di cui non ascolteremo nulla, però vanno citati e ricordati per aver introdotto le due chitarre soliste che poi avrebbero avuto molto spazio negli anni 80, le due chitarre anche soliste, perché invece nell'hard rock tradizionale di solito il chitarrista era unico e solo a fare tutto lui, il chitarrista solista. Bene, adesso ci inoltriamo negli anni 70 e ci occupiamo di un personaggio davvero trasversale, un personaggio che ha creato anche icone, diciamo, di immagine, ha creato degli spettacoli davvero scioccanti. Per lui si è coniato il termine di shock rock, il rock che scioccava, perché ha creato spettacoli inquietanti che simulavano impiccagioni, morti, serpenti e tante altre cose che scioccavano il pubblico. Lui cercava di dare una dimensione molto inquietante di quella che era la società americana, e creava quindi molto scalpore. Lui, Alice Cooper, stiamo parlando, insieme a David Bowie, a Mark Bolan, ha portato sui palchi del rock un'idea di teatralità, di palcoscenico del rock, come un momento in cui non solo la musica, ma anche l'immagine, il costume di scena, gli effetti di scena, il travestitismo e tutte queste componenti agivano da più parti, travolgendo i sensi di chi ascoltava e di chi assisteva agli spettacoli. Il brano che ascoltiamo adesso
è davvero un brano simbolo, e continua sulla falsariga di My Generation degli Who, il brano con cui abbiamo iniziato qualche anno dopo, siamo nel 71. Ecco, il titolo è semplicemente diciottenne. Allora il protagonista nel testo, Alice Cooper, ci parla di questa inquietudine, dice: ok, sono diciottenne, sono un uomo ma sono ancora un ragazzo. Ma dice: mio padre e mia madre stanno bevendo whisky tutta la notte, quindi mi devo trovare la mia strada da solo. E comunque sono diciottenne, sono un ragazzo, sono un uomo, e questa cosa mi piace. Davvero un brano potente, un inno generazionale, inquietante. Alice Cooper, 18. Veramente dovrei dire I'm 16, non 18. 18. Cioè, 18.